estate, tempo di stazioni mobili, di antenne temporanee, di problemi di installazione e di connessione. Volevo raccontarvi la mia Handfeed Halfway che ho provato quest'anno. L'anno scorso fu la volta della Delta Loop, sempre filare, con uno stub laterale che l'alimentava. Ottimo risultato, risonante solo sui 20 metri. Cercavo qualcosa che consentisse tramite lo Yaesu FT818 di lavorare su tutte le bande senza la necessità di un accordatore o senza altre complessità fra la radio e l'antenna. Avevo letto molto sull'Handfeed, ho trovato questo piccolo Unun 49.1 specifico, supporta un carico massimo di 10 watt e con una matassa di filo elettrico da 1,5 sono andato a sperimentare il suo funzionamento. Come vedete, la collocazione in cui mi trovo è un po' particolare. Il piano di calpestio della casa è addirittura più basso del terreno antistante, e questo vale a 360 gradi. In realtà, di là c'è una barriera del bosco. Avevo la necessità quindi di uscire da questo fosso. Ci è riuscita molto bene la Delta Loop perché proietta in alto, al centro del triangolo, il suo lobo. Tutte le altre con scarsi risultati. Anche la loop magnetica sollevata sempre grazie ai consigli della fucina di Ari Roma ha funzionato bene, però non mi ha entusiasmato. Ho voluto provare quindi l'Handfeed e quando l'ho messa in orizzontale a questo livello non era assolutamente in grado di fare nessun collegamento. Allora l'ho girata, sono partito dal piano della casa, sono andato su un albero che è a un'altezza di circa 3 metri e poi dritto su una fila di ulivi. A un'altezza relativamente bassa, se vogliamo, 2 metri e mezzo massimo dal terreno. Questo però ha fatto sì che l'antenna iniziasse a funzionare. La particolarità di questa antenna, non della mia, di tutte le Handfeed Halfwave, è l'alta impedenza, che non è di per sé un male. Anzi, nel caso specifico si sfrutta la caratteristica di queste antenne dell'alta impedenza che fa sì che il segnale venga riflesso dal terreno, non assorbito. Per cui il lobo di radiazione si forma verso l'alto. Avremo un unico lobo nel caso degli 80 metri, questo è un filo da 40, 41. Avremo due lobi se andiamo sui 40 metri, quattro lobi se andiamo sui 20 e così via. Quindi salendo aumentano gli angoli di radiazione. Ed ha funzionato bene, quindi l'importante è che abbia almeno la parte verso l'alto aperta. L'altezza dal terreno, a parte il punto di attacco a 3 metri, mediamente è di 2 metri e mezzo, non arriva a 3 metri. Allora, eccola qui, Handfeed Halfwave, scatolino 10 watt, disposizione mistica, ossia arriviamo sul primo albero e da lì rilancio verso l'uliveto. L'altezza quindi non è eccessiva, stiamo parlando di 3 metri di questo filo che corre sugli ulivi. Sui naturali appoggi delle scale per la raccolta e finisce in campo aperto. Quindi ecco la nostra Handfeed che arriva qui, pronta con un contrappeso da 10 metri e un RG 58 Mago Bag. Tendenzialmente si tratta di lanciare
il contrappeso, un gesto atletico, e più o meno, a parte la radio, non serve altro. Sempre mitico 8 e 18, successore del vero innovatore 8 e 17. Quale altra radio portarsi in vacanza se non questa? Il logo 33 punti. Mettiamoci anche il microfono per strafare e il mic. Abbiamo una linea d'alimentazione anche per un'eventuale batteria esterna che prima o poi ovviamente servirà. Un multiattrezzo che va sempre bene, per il contrappeso collegato direttamente alla radio, perché l'UNUN non ha la predisposizione. Poi giuro che metto un capocollo. Ma per adesso andiamo così. Questo è quanto. Primo giro d'ascolto. Siamo sugli 80. Andiamo sui 40. Sono le 6 del pomeriggio, contate. Venti metri. Dai 20 saliamo sul 17. Abbastanza vuoti. Vuoti anche i 15, proviamo i 12. Thank you.
e alla fine riesce. Il tutto senza toccare assolutamente nulla. Proviamo a fare qualche QSO dagli 80. Tanto meno acuta, sarà media, chi lo sa. Comunque è la propagazione che oggi non ci dà una granché mano. Non so come tu ad ora mi ascolti, perché prima quando hai risposto alla mia chiamata era un segnale valido, poi hai fatto il messaggio, quest'ultimo sono un po' lì, ci sono scariche anche, scariche atmosferiche, non so se tu lì in zona zero ne hai, non sono forti, perché il cielo è qua il sereno, ma probabilmente a distanza di chilometri c'è qualche perturbazione che crea questi rumori. Certificato da lui, Ho sentito che hai i dipoli 4080 con un'unica discesa, non ho però capito l'apparato che usi. Non c'è nessuno che fa chiamata, almeno non sento io nessuno che fa chiamata. Andiamo sui 40. India Uniform 0, Juliet Zulu November, India Uniform 0, Juliet Zulu November, over. Italia Uniform 0, Juliet Zulu November, confermi? Confermo. Ok, buonasera Eusebio, 655 il tuo rapporto, mio nome è Mirko, Italia Tango 9, Charlie Lima X-Ray, over. Grazie del rapporto Mirko, sto provando una Handfeed Alpha Wave, sono con 2,5 watt a nord di Roma, 5,5 è un ottimo rapporto, grazie mille, a te. Sì, infatti ti ascolto al limite di QRM adesso, ma riesco a tirare fuori. Io sono con 100 watt, una delta loop, tre elementi, tribanda, 10, 15 e 20 metri full, attualmente diretta a nord, niente, ti ascolto magnificamente bene, se si alza un po' la propagazione. No, qui arrivi con un 5,9 magnifico, ottima modulazione, spettacolare, complimenti a te. Ok, ti ringrazio Sebbio. Sei adesso un po' salito di segnale, sei sul 4, sul 5,4 come segnale. Ti ringrazio.
ringrazio, una buona serata a te. Qua siamo ancora in piena estate, il caldo è tremendo. Abbiamo una temperatura superiore ai 33 gradi oggi come oggi. Attualmente sono 33. Ti saluto, buona continuazione. Uniform 0, Juliet Zulu November, Italia Tango 9, Charlie Lima X-Ray Ora. Grazie ancora, 7-3, buona continuazione. Ok, ti saluto, una buona serata, alla prossima. Italia Uniform 0, Juliet Zulu November, Italia Tango 9, Charlie Lima X-Ray. Ciao, buona serata a te. 7-3, ciao. Over. Estremamente vero la voce che ho Marocca on the way at station. Victor QRM, sorry. Victor QRM, no copy. Italy, uniform here, enough to station. No copy, very Victor QRM Marocca momenti. A very low signal from the way at station, very Victor QRM Marocca. India Uniform 0, Juliet Zulu November, qua mi sentite? Adesso ci dovrei stare, vediamo un po' se ci arriva. Eccomi, mi senti? India Uniform 0, Juliet Zulu November. Antonio, senti niente? A parte che se vogliamo questa qua lui sta a Manziana, sì, dove stava l'altro giorno. O è da 80 metri che va di terra, oppure 10 in diretta, perché sennò in 15 non lo so come fai. Eccoci, qui esco. Qui 10 metri, 28,8, vediamo un po'. India Uniform 0, Juliet Zulu November. 28,8 Italia, Zelanda 0, Sierra Papa Alfa. Nemmeno sui 10 mi sentite. India Uniform 0, Juliet Zulu November. Matematico, ma noi ci ascolti? Io ti ho messo l'antenna sopra, pure caricato un po', ci ascolti? Immagino. Dove dobbiamo andare? Noi siamo tranquilli, fate compagnia che stai in vacanza, ok? Se no fra poco andiamo in 27 e là ci sentiamo sicuri. Ottanta però c'ha un senso, eh? Vai, frequenza 80, dai!
India Uniform 0, Juliet Zulu November. India Uniform 0, Juliet Zulu November, come mi ascoltate? Niente? India Uniform 0, Juliet Zulu November. Io vi sento forte e chiaro, arrivate a bomba come sempre. Proviamo a spostarci se c'è meno URM da qualche altra parte, sempre qui sugli 80. Va bene, dammi una frequenza però. Sì, ma forse qua qualcosa sentivo in sottofondo, ma c'è rumore e c'è anche qualcun altro da qualche altra parte del mondo, secondo me. India Uniform 0, Juliet Zulu November. India Uniform 0, Juliet Zulu November. Over. CQ, hello, CQ, CQ on 40, Golf 6 Mike Charlie, Germany 6, Mexico, Canada. Golf 6 Mike Charlie, Germany 6, Mexico, Charlie, CQ 40 Mike. India Uniform 0, Juliet Zulu November. India Uniform 0, Juliet Zulu November. Over. Japan Zulu November, good evening, you're 5 and 5, 55, 5 and 5 over the back of the antenna, okay? Thank you, you are 5-9, I am with NQRP, 2 and a half watt, 2 and a half watt. QSL, Italy United number 0, Japan Zulu November from Golf 6, Mike Charlie, good evening, name is Neil, November, Echo, Italy, Lima, and we're near the city of York, Yankee Oscar, Radio Kilo, QSL. QSL, QSL, my name is Eusebio, Echo Uniform Sierra, Echo Bravo India Oscar. QSL, thank you very much indeed. Thanks very much for the call, Italy United Zero, Zulu, Japan Zulu November, Golf 6, Mike Charlie, okay? Okay, okay. Roger, Roger, 73. 73, thank you, from Golf 6 Mike Charlie. 1.491 con un cavo elettrico da 1,5, 41 metri di antenna, 10 metri di contrappeso, coassiale da 3 metri che sarà portato grazie al suggerimento di Max a 5, immancabile e insostituibile FT818, cavetto per l'alimentazione esterna, erogata da una batteria, un avviatore per auto, cavetto paracord per il lancio a frombola dell'antenna sugli alberi. Anche quest'estate volge al termine, la nostra radio ci ha tenuto compagnia, ci siamo divertiti insieme agli amici che saluto della Fucina di Ari Roma, in particolare Marco, Antonio, Max, per la pazienza dimostrata verso questi test a volte improbabili e impossibili che ho chiesto, ossia una hand feed half wave alimentata con 2,5 watt in una fossa al mezzo di un altipiano al limite meridionale della Tuscia. Sicuramente un esperimento estremo, ma andava fatto. Il limite più grosso che ho incontrato è stata l'alimentazione esterna, che non mi ha consentito
di operare con più di 2,5 watt, quindi lo schema proposto nella chat, la soluzione proposta da Max a questo punto diventa obbligatoria. Per il resto è stato divertente. Quello che mi chiedo ora è come funzionerà questa antenna in altri contesti, in particolare anche in ambito urbano, come sempre come antenna dissimulata, come stealth, in modalità stealth, perché il filo nero si tira ovunque, e in particolare da una posizione privilegiata su un palazzo alto all'ultimo piano, cosa accade se tiro giù il filo, magari distanziandolo dal palazzo con la canna da pesca, con il palo in fibra di vetro che uso per l'antenna a canna da pesca. 10 metri di distanziamento, 30 metri di discesa senza contrappeso per evitare di fare l'effetto palla demolitrice, in una giornata senza vento. Questa è l'altra prova che andrò a fare con i suoi 6 watt nell'alimentatore attaccato in rete e con i modi digitali. Questo per completare il test di questa Handfeed Half Wave, che comunque sono riuscito ad utilizzare abbastanza bene sugli 80, su 40, su 20. Devo dire che quando si va sui 15, sui 10 c'è un po' di ROS, ma tirare un filo da 41 metri per lavorare sui 10 metri forse non è la scelta ideale. Per il resto va bene così. Grazie di nuovo a tutti, 73 e alla prossima.